Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e oggi voglio farti vedere una cosa sconvolgente. Ho scoperto un trucchetto veramente a costo zero, a chilometro zero, cioè una cosa veramente che tutti abbiamo in casa, che potrà aiutarti ad aumentare l'efficienza della tecnica dei tuoi piedi in maniera molto sensibile. E sai qual è questo oggetto che, messo in un punto particolare dello sgabello, ti aiuterà a migliorare la tua tecnica? Guarda, una stecca di legno. Esatto, una semplicissima stecca di legno che io avevo in giro per casa, che avevo comprato anni fa per dei lavoretti classici fai da te casalinghi. Mi serviva per tenere su dei teli, una specie di reggitenda, ok? L'ho segato per questa distanza particolare, adesso ti spiegherò perché è a questa distanza, ma semplicemente questo oggetto messo sotto i piedi anteriori dello sgabello farà il miracolo. Ora ti faccio vedere come l'ho messo io sotto il mio sgabello, in modo che tu possa fare la stessa cosa. Ci puoi provare, semplicemente basta veramente una sciocchezza, puoi anche prendere dei pezzi piccoli da mettere sotto ogni piede invece che avere una stecca. Non è importante avere una stecca, l'importante è avere dei rialzi da mettere sotto i piedi anteriori dello sgabello, sia che tu abbia quattro piedi o tre, quindi se ne hai tre lo metti solo su quello davanti, il tutto per angolare lo sgabello verso dietro. Questo ti aiuterà a mantenere con più facilità l'equilibrio quando suoni con i talloni sollevati. Ti faccio vedere, guarda, ho messo questa semplice stecca, che è, vedi, più spessa di quella che ti ho fatto vedere prima io. Questa, per esempio, è semplicemente una stecca che faceva parte di uno scaffale. Ok, faceva parte di uno scaffale ed è un po' più spessa, ma per raggiungere lo stesso spessore di questa, puoi metterne due di questa. Come vedi, questo è uno sgabello a quattro piedi, per cui ho bisogno di due spessori, ma se tu hai uno sgabello con il treppiede, metterai solamente sul piede anteriore lo spessore, in modo che la seduta, ok, si angoli indietro. E adesso ti faccio vedere qual è il vantaggio di avere questo semplice trucco sotto i piedi dello sgabello. Guarda, la seduta si è modificata da orizzontale a leggermente angolata indietro. In questo modo io ho già il baricentro del busto leggermente indietro, perché è il sedile stesso che mi tiene in bilico verso la mia schiena, ok? E in questo caso cosa succede? Che io, quando sollevo i talloni, ho una minore facilità a cadere in avanti. Perché? Perché lo sgabello mi tiene su, ok? Quindi questo mi facilita tutta la tecnica del tallone sollevato, ok? Perché? Perché faccio meno fatica con gli addominali, dato che lo sgabello è leggermente angolato indietro. Prova anche tu a mettere semplicemente uno spessore sotto i piedi anteriori del tuo sgabello, se ne hai quattro sotto quelli due davanti, se ne hai tre sotto quello davanti, oppure se il tuo treppiede lo giri, avrai due piedi davanti e uno dietro, non importa. Comunque prova ad angolare la sedia dello sgabello, ok? Verso il dietro. Decidi tu, fai degli esperimenti, quanto spessore mettere sotto, e poi prova a fare i tuoi esercizi di tecnica con i talloni sollevati, e poi scrivimi sotto nei commenti se questa cosa ti ha portato dei benefici oppure no. Attendo le tue impressioni. Ci vediamo. Ciao da Ruggero.